Non è facile, diciamo subito che non è facile. Siamo tutti agli arresti domiciliari, ma è una cosa indispensabile, no? Aggiungiamo. Ma non impossibile, non è facile, ma non impossibile. Quindi ci sono situazioni molto più gravi che quello di resistere nello stare in casa da soli, sono cose molto più gravi, quindi è difficile, non è bello, è stressante a volte, ma ripeto, non impossibile, si può. Soprattutto perché non hai gli affetti, no? Come tanti in questo momento, vicino a te. Purtroppo quello sì, manca la famiglia, manca il figlio, la moglie, quindi questo sì, manca l'affetto, però ecco, riusciamo anche a farcelo, ecco, arrivare attraverso i social, attraverso il telefono e attraverso poi anche lo spirito, perché poi anche quello aiuta, passa, perché lo spirito passa attraverso le mura, quindi qualcosa può arrivare lo stesso. E a te non manca di certo lo spirito. Senti, ripartire in totale sicurezza è l'obiettivo. Io dico subito la mia: il calcio non è la priorità, c'è un'emergenza sanitaria, c'è anche un'emergenza economica, insomma il calcio può aspettare, sei d'accordo o no? E come il calcio deve aspettare, credo che tutte le altre situazioni. Il calcio è parte di un dell'industria globale italiana, quindi come tutte le altre situazioni deve essere valutata con la giusta attenzione. E quindi quando ci sono tutte le situazioni idonee per poter iniziare, per poter fare questo sport, questo lavoro, allora si deve andare, ma nessuno deve mettere fretta, e quello che non capisco è la fretta. Perché partire il 4 maggio, a meno che non ci siano tutte già l'ok da parte dei medici e tutto, sì, ma perché forzare e affrettare le cose, quando invece possiamo prenderci del tempo, riflettere e ripartire quando la situazione è più calma. Anche perché, aggiungo, Fabrizio Castori ha affermato testualmente: tante persone decedute che stanno male non hanno avuto la possibilità di fare il tampone. Insomma, privilegiare in questo senso i calciatori, a me, ha detto Castori, non piace, devono essere fatti a tutti. Ma assolutamente concordo, non c'è un settore che deve essere avvantaggiato su un altro, tutti dobbiamo essere considerati sullo stesso piano, non c'è il calciatore di più, il calciatore di meno. Sono arrabbiato anche io. Io sono arrabbiato con alcuni, perché dico: se io sto qua da 2 mesi e mezzo in casa senza vedere mio figlio, senza vedere la mia famiglia, senza poter fare tutto quello che magari no, uno voleva fare in questo periodo stando da solo in casa con gli altri, perché qualcuno invece ha sempre la possibilità di evadere le regole? E là io non capisco, io là divento abbastanza nervoso, perché dico: se io devo rispettare una regola, tutti devono rispettarla. Certo. Non c'è che solo in Pescara, come noi stiamo facendo, e sono rimasti a casa, allenatori, tutti i giocatori sono rimasti a casa, nessuno si è potuto muovere da Pescara dal 12 marzo, però dalle altre parti pigliano gli aerei e vanno in giro. Sì, e dalle altre parti, allora lì che dà fastidio, e condivido tutte quelle persone che si lamentano. Allora lì lo Stato è lì, deve essere serio, la regola deve essere rispettata da tutti. Allora lì che un po' mi lascia perplesso questa direzione, conduzione. Non posso che essere d'accordo. Il calcio post-Covid cambierà secondo te? Perché molti dicono che cambierà sostanzialmente, anzi radicalmente. Credo di sì, credo che il calcio deve essere migliorato nella gestione, deve essere migliorato nell'equilibrio. C'è troppo squilibrio tra una serie e l'altra, tra una squadra e l'altra, e quindi riuscire a trovare un qualcosa che faccia stare comunque tutti bene. Non è possibile che nel calcio ci siano ogni anno 10 Lega Pro che falliscono, e tutte le volte i calciatori della Lega Pro devono fare vertenze perché non pigliano stipendi, in Serie D non pagano, è tutto a catena, non è possibile. Poi magari in Serie A c'è lo spreco, in Serie A poi c'è un'enormità di spreco. Allora, noi possiamo mettere a posto queste cose,
facciamo in modo, non dico che dobbiamo essere uguali perché sarà impossibile, certo, ma che tutti possano vivere bene. Eh sì, è l'auspicio un po' di tutti. Sarebbe ora, insomma, di riscrivere, se vogliamo, le leggi del calcio. Troppa differenza tra grandi e piccoli club, sintetizzando, ma sarebbe anche l'opportunità per spalmare magari il campionato sull'anno solare. Sei d'accordo? Saresti d'accordo? È una possibilità, io la vedo anche ottima come possibilità, soprattutto in alcuni campionati, per esempio il nostro, la Serie B, potrebbe benissimo pensare di fare attuare una situazione del genere, perché non abbiamo grandi impegni, abbiamo solo questo campionato, non ci sono le coppe, non c'è nient'altro. Io credo che se noi iniziassimo a settembre, fai settembre, ottobre, novembre e poi riprendi un campionato, magari togli qualche cosa tipo i playoff o i playout che allungano i campionati, ma fai un format un pochettino più restrittivo e più anche intrigante, più affascinante, dove magari no, ci sono partite un po' diverse rispetto alla classico girone, cioè due gironi con meno squadre, magari crearsi un format che appassiona un po' tutti, diciamo più snello, no? Più snello, perché no? Si potrebbe fare. E diventerebbe anche molto molto interessante, una prova, almeno per un anno si può fare. Per la quarta promozione dalla C alla B si è parlato di sorteggio, ma insomma la B non può essere assegnata da un dado o da una monetina, credo che sia una cosa assurda, insomma, no? Ovviamente per chi è secondo in classifica e per chi ha speso tanti soldi per vincere il campionato è normale che ti diranno no, che non sono d'accordo, perché se la vogliono giocare sul campo. Ma la domanda che mi faccio io è sempre quella, perché non tre? E così finiamo con tutte le discussioni, vanno su tre e ne scendono tre e nessuno si può lamentare, è tutto, e finisce il tempo. Perché quattro? È una decisione che deve prendere lo Stato, perché fino a quando lo Stato delega alle varie leghe non ci sarà mai l'accordo. Ci saranno sempre quelli che sono d'accordo e quelli che non sono d'accordo. Invece io credo nell'unicità della decisione. Quindi lo Stato, riunitosi con i vari consigli, prende una decisione e decide. Allora, i campionati si fermano, i campionati vanno avanti e tutti dobbiamo stare dietro allo Stato. E non vedo il perché, non capisco il perché si continua a delegare una decisione che comunque è una decisione unica, non succederà mai più. E certo, si spera, una pandemia è successa in 100 anni, quindi un'unica situazione del genere e tutti la dobbiamo un pochettino ammortizzare e superare con grande umiltà e non stare a pensare agli interessi per una volta tanto, ma possiamo pensare agli interessi degli altri e agli interessi del paese. Parole sacrosante, caro Nicola. Ti volevo fare un altro paio di domande, perché la notizia di questo pomeriggio, c'è stata una svolta in Lega, parliamo della Serie A, i club sono pronti a ripartire, come sai, le 20 società hanno votato all'unanimità, vogliamo concludere la stagione ma solo con l'ok del governo, nel pieno rispetto naturalmente delle norme a tutela della sicurezza e della salute. Per la B che cosa auspichi? Lo hai detto poc'anzi in realtà. Io auspico di giocare, cioè noi non vediamo l'ora di tornare a fare quello che ci appassiona, il calcio, per tornare a dare speranza alle persone, a chi sta aspettando anche un segnale di ripresa. Quindi noi potremmo anche essere quei modelli, quelle persone, quei calciatori che possano portare un po' quella gioia che manca, quell'iniezione di fiducia. Noi lo speriamo, ma allo stesso tempo noi chiediamo una grande tutela, che deve essere tutelato anche la nostra vita, perché così come abbiamo detto che non ci sono privilegiati, allo stesso tempo i calciatori e tutti quelli dello sport devono essere valutati come valutiamo tutti gli altri, anche sotto un aspetto di tutela, di prevenzione. Quindi non è che noi siamo robot e solo perché ti piace a te, perché devi guadagnare, mi vuoi buttare in campo in pasto ai leoni. Eh no, aspetta un attimo, non puoi giocare con la mia vita. Tu se vuoi gioca con la tua, ma non puoi giocare con la mia vita. Con la mia vita tu ti devi mettere lì, devi parlare con me, mi devi chiedere cosa ne penso, troviamo un accordo e nell'accordo si può andare avanti. Volgiamo lo sguardo al prossimo futuro, stagione 2020-2021.
Le grottaglie si vede ancora sulla panchina del Pescara? Questa è la domandona finale. Il problema non dipende da quello che vedo io, da quello che vedono gli altri. Io mi vedo, certo, io mi vedo sempre su questa panchina. Ho iniziato un mese e mezzo, sarebbe anche un pochettino riduttivo pensare di poter fare un lavoro in un mese e mezzo, in due mesi. Tutti ci speriamo di avere del tempo e poter mettere in pratica un progetto, una programmazione. Quindi io, come ho sempre detto, senza sdolcinare nessuno, senza sviolinare nessuno, ma è quello che penso, sono abituato a dire quello che penso, io sono convinto che qua si può fare un grande lavoro, perché è una piazza per me speciale. Mi trovo bene con la città, mi trovo bene con tutti, con la società, con tutti. Quindi se c'è la possibilità di continuare, io sono felice, sono molto carico, molto preso da questa ipotesi. Quindi aspetteremo a fine anno, intanto finiamo bene il campionato, intanto certo, andiamoci a prendere quello che dobbiamo prendere, e poi mi rimetto, come ho sempre detto, nelle mani del mio presidente, che lui sa quello che deve fare, è una persona molto saggia e molto esperta, quindi quello che deciderà sicuramente sarà per il bene del Pescara, e anche lì non devo guardare i miei interessi, io accetterò quello che è la decisione del presidente. E questo ti fa molto onore, Nicola. Grazie per questo intervento al TG8 Sport. Posso, approfitto anche per dare un grande saluto a tutti i pescaresi, e soprattutto a ringraziarli per come sembra una cosa un pochettino, no, superficiale, ma per me è stato importante. Io voglio ringraziarvi per quello che state facendo anche per me. Cioè, ho visto una disponibilità da parte delle persone nell'aiuto, gente che veramente mi ha aiutato nel portarmi qualcosa a casa da mangiare. Io sono da solo, non ero abituato a cucinare, e ho trovato un'accoglienza. Io vi voglio ringraziare, approfitto la TV per ringraziare tutti, siete veramente speciali, e spero di poter ricambiare, ecco, quello che fate per me, dandovi delle gioie attraverso il mio lavoro e anche attraverso la mia persona. Quindi grazie per quello che siete. È una cosa reciproca, perché abbiamo conosciuto una persona davvero speciale, e non è piaggeria. Grazie ancora, Nicola.